Ciao a tutti e bentornati nella playlist Matrici. Oggi andiamo a vedere che cos'è il rango e soprattutto quali sono i metodi per trovarlo. Dovete sapere che possiamo trovare il rango in due modi, o con il metodo dei minori oppure con il metodo noto come algoritmo di Gauss. Oggi ci concentriamo sul primo metodo. Partiamo da un esercizio pratico. Ho questa matrice di 2 righe e 5 colonne, ovvero 2x5, e devo trovare il rango di A. Questo equivale a dire che devo trovare un numero K che è il massimo ordine dei minori non nulli della matrice A. A questo punto la domanda è: che cos'è un minore? Un minore di ordine K è il determinante di una sottomatrice di A, K per K. In estrema sintesi, quando devo trovare il rango, vuol dire che devo andare a trovare una sottomatrice di A che ha determinante diverso da 0. Quindi, ragazzi, se non avete visto i video precedenti dove vi spiegavo come calcolare il determinante di una qualsiasi matrice di ordine n, mettete stop, riguardate i video della playlist Matrici e poi tornate qui, perché per trovare il rango è fondamentale saper trovare il determinante. Piccolo consiglio: andate a vedere anche il video sulle proprietà dei determinanti, perché ora qui è una matrice facile 2x5, ma se vi do una matrice 4x8 è chiaro che conoscere le proprietà dei determinanti vi semplifica le cose, fidatevi. Allora partiamo con l'esercizio. Sto cercando il rango, detta anche caratteristica, quindi se sentite parlare di rango o caratteristica è la stessa identica cosa. Innanzitutto so che il mio rango al massimo varrà 2, perché siccome la matrice è 2x5, io devo prendere sempre il numero più piccolo tra i due. Quindi so già che il rango al massimo sarà 2 e so anche che il rango minimo sarà 1. In generale, ragazzi, dovete sapere che il rango è sempre compreso tra 1 e il numero più piccolo tra questi due. Quando è che il rango vale 0? Un rango vale 0 se ho una matrice nulla, di qualsiasi dimensione, una matrice con tutti i zeri. Allora in quel caso, solo in quel caso, il rango vale 0. A questo punto, cosa facciamo? Per essere rango 2, io devo andare a prendere una qualsiasi sottomatrice di A e calcolare il determinante, che equivale a dire andare a prendere un qualsiasi minore di ordine 2 e vedere che tale minore è diverso da 0. In pratica, se l'insegnante vi dice di trovare un minore di ordine 2 diverso da 0, è equivalente a dire che dovete trovare un determinante di una qualsiasi sottomatrice 2x2 diverso da 0. È più facile a farsi che a dirsi. Allora, abbiamo questa matrice. Devo andare a prendere un minore di ordine 2. Per esempio questo. Ho preso una matrice quadrata 2x2, devo trovare il determinante. Il determinante di una matrice 2x2 è diagonale principale meno diagonale secondaria. Fa 0. Il minore è 0. Il nostro obiettivo è trovare un minore di ordine 2 che è diverso da 0. Quindi devo andare a trovarmi tutti i possibili minori. Abbiamo preso questa, potrei prendere questa, oppure questa, insomma tutte le combinazioni. Il ragionamento qual è? Se andando a prendere tutti questi minori di ordine 2 trovo che vengono tutti 0, allora so che il rango non sarà 2 e quindi vado a prendere tutti i minori di ordine 1. Se trovo che tutti i minori di ordine 1 valgono 0, prendere un minore di ordine 1 vuol dire prendere un elemento. Un qualsiasi elemento diverso da 0 fa sì che il rango della matrice è 1. Quindi, se trovo che tutti i minori di ordine 2 sono 0, allora concludo che il rango della matrice A è 1. Se trovo un minore di ordine 2 diverso da 0, allora concludo che il rango è 2. Quindi questo minore è 0. Andiamo con un'altra sottomatrice 2x2. Prendo questa. Il determinante di questa anche qui è 0, perché voi sapete, per le proprietà dei determinanti, che se ho una riga e una colonna uguale a 0, il determinante è 0. Quindi chiaramente mi faccio furba, vado a prendere una qualsiasi sottomatrice che non contiene questa colonna. Per esempio potrei prendere questa. Il determinante di questa sottomatrice in arancione fa meno 30. Meno 30 è diverso da 0, quindi il rango di A è 2, perché ho trovato una sottomatrice 2x2 che ha determinante diverso da 0. In altre parole, ho trovato un minore di ordine 2
diverso da 0. Andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Ho questa matrice A, devo trovare il rango oppure caratteristica, è la stessa cosa. Prima di tutto andiamo a vedere le dimensioni. È una matrice 4 righe, 3 colonne, 4x3. So che il rango al massimo sarà 3, perché devo prendere il numero più piccolo tra questi due. Il rango è un numero compreso tra 1 e 3. Come procedo? Vado a considerare tutti i possibili minori di ordine 3, ovvero tutte le possibili sottomatrici 3x3. Se tutte queste matrici hanno determinante uguale a 0, ovvero se i minori di ordine 3 sono tutti nulli, allora deduco che il rango non è 3. Quindi passo a vedere tutti i minori di ordine 2. Se tutte le sottomatrici di ordine 2 hanno determinante uguale a 0, allora deduco che il rango non è 2. E quindi vado a prendere i minori di ordine 1. Basta prendere quindi un singolo elemento, un elemento come questo, per esempio 1 è diverso da 0 e quindi deduco che il rango è 1. Questo è il procedimento che dobbiamo avere bene in testa. Quindi partiamo dai minori di ordine 3. Devo andare a vedere una matrice di ordine 3. Per esempio potrei prendere questa, quindi cancello l'ultima riga e devo trovare il determinante di questa matrice. Se il determinante di questa matrice è diverso da 0, sono felice. Ho finito e dico il rango di A è 3. Se il determinante di questa matrice è 0, devo andare a prendere un'altra sottomatrice 3x3. Per esempio, non so, questa, che si ottiene cancellando la prima riga. E così via. Ora vi svelo un trucchetto, perché come potete capire io da questa matrice posso trovare diverse sottomatrici 3x3, quindi farei notte. Il tempo è prezioso, quindi bisogna farsi furbi. Allora, io qui noto che la prima riga e la terza riga sono proporzionali. Voi sapete che quando ho una matrice con due righe o due colonne proporzionali, il determinante è uguale a 0. Se ci fate caso, io qui 1 per 2, 2, 2 per 2, 4, 1 per 2, 2. Questa riga si ottiene moltiplicando per 2 la prima, quindi una delle due la posso eliminare. E già abbiamo meno lavoro da fare. Quindi questa riga per me è come se non ci fosse più. Ora noto che quella che adesso è diventata la seconda riga è proporzionale alla terza, perché si ottiene moltiplicando per 3. 2 per 3, 6, 4 per 3, 12, 2 per 3, 6. Anche qui posso permettermi di eliminare una delle due, per esempio questa. Mi è rimasta una matrice di 2 righe per 3 colonne. Da questa è chiaro che io non posso trovare nessun minore di ordine 3, perché non ho più nessuna sottomatrice quadrata 3x3 da poter prendere. Questo ragionamento, cioè il fatto di aver trovato delle righe barra colonne proporzionali, mi ha permesso, senza fare nessun calcolo, di dedurre che il rango di A non può essere 3. Perché? Perché i minori di ordine 3, cioè le sottomatrici di ordine 3 che potevo andare a prendere, avevano delle righe proporzionali e quindi sapevo già che il determinante sarebbe stato uguale a 0. Ovvero sapevo che i minori di ordine 3 erano tutti nulli. Ora scendiamo di 1, andiamo a vedere i minori di ordine 2. Per esempio questo. Quanto vale questo minore? Cioè, quanto vale il determinante di questa sottomatrice 2x2? Diagonale principale, 12, meno diagonale secondaria, 8. 12 meno 8, 4. 4 è diverso da 0, quindi mi fermo e sono contenta. Deduco che il rango di A è 2, perché ho trovato un minore di ordine 2 diverso da 0, che equivale a dire ho trovato una sottomatrice quadrata 2x2 che ha determinante diverso da 0. Se invece questa matrice aveva minore 0, questa matrice qui aveva minore 0 e questa sottomatrice qui aveva minore 0, allora dicevo che il rango di A era diverso da 2, perché i minori di ordine 2 erano tutti nulli. Quindi se non è 3, se non è 2, io so che il rango è compreso in questo intervallo, deducevo che il rango era 1. Ok ragazzi, capisco che il concetto di rango è un po' complicato. Voi guardate e riguardate questo video attentamente, perché anche io all'inizio, quando mi era stato spiegato, avevo molta difficoltà. Ma voi non temete, so che ce la potete fare e quindi esercitatevi. Mi raccomando, perché se avete capito come trovare il rango attraverso la tecnica dei minori, vedrete che quando vi farò vedere
seguire l'algoritmo di Gauss sarà più semplice. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va, falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.